Eccoci tornati alla rubrica 9 minuti con l'autore. È una ragazza di 20 anni, ha il sogno di diventare fumettista, ha già pubblicato un primo volume, la storia è anche molto intrigante e molto intraprendente. Mi ha cercato lei, vuole partecipare al salotto di Sheldon, quindi abbiamo cominciato facendo 9 minuti con l'autore per introdurvela e farvela conoscere, e ne vedremo delle belle secondo me, perché sta già lavorando al secondo volume. Ciao a tutti, bentornati al 9 minuti con l'autore. Oggi siamo con Rosia Iuliano. Ciao, benvenuta. Ciao. Comunque, solo per correggerti, non è Iuliano, è Iuliano, con la U. Hai ragione, ce l'ho pure davanti scritto, capito? Iuliano, scusami, perdonami. E benvenuta. Allora, raccontaci intanto qualcosa di te e poi del tuo fumetto. Io sono Rosa, ho 20 anni. Quindi potete immaginare che il mio percorso è stato molto breve. Sono di Napoli e infatti in questo momento sto studiando alla scuola di comics di Napoli, pure che io ho frequentato tutt'altri studi. Ho fatto praticamente l'alberghiero, una scuola totalmente differente in campo artistico, perché per carità anche quella è un'arte, ma è differente. Certo. E quindi... E com'è nata questa passione per disegnare? Disegnare ho sempre disegnato. Io a 3 anni non sapevo parlare, ma ho sempre disegnato, comunicavo tramite quello. Se avevo Ok. fame, se avevo qualcosa che non andava, perché non parlavo. Certo. Però Quindi è stato... pure se io ero una bambina davvero molto timida, appena si parlava di cartoni animati, come disegnare, ero la prima nei discorsi. Era una cosa bellissima. Quindi era già una passione fin da piccola. Sì, grazie anche a vari cartoni animati come le Winx, ma poi nel 2015 ho scoperto il mio più grande amore, che è stato Dragon Ball, grazie Ah, a Italia 1 che trasmetteva Dragon Ball Super. ok. E quindi da lì hai cominciato a disegnare. Quando hai cominciato proprio a disegnare, nel senso a pensare di fare un fumetto? Dopo che ho scoperto che Dragon Ball era un fumetto, perché io, ignorante in materia, pensavo che i cartoni animati fossero solo cartoni animati, invece alcuni nascono proprio da grandi fumetti, grandi manga, grandi storie, anche della mitologia. E Sono molti quelli quindi... che non sanno che molti, nel senso, molti ragazzi che magari per la prima volta vedono gli anime e non sanno che vengono da un fumetto, insomma, quindi... Infatti, io ero pure più piccola nel Certo. 2015, quindi... Esatto. E quindi da lì hai detto, io voglio fare questo? Sì, ho detto io voglio raccontare storie, io voglio raccontare. Ok, e dopo la... Ho unito il mio Vai, vai. grande amore per il disegno con la mia voglia di raccontare storie. Ok, e quindi poi tu, e come mai poi l'alberghiero? Perché pensavano magari a casa che fosse un lavoro più sicuro, più... Sì, ma maggiormente sono stata io a dare l'ok, perché diciamo che è bellissimo vivere della propria passione, però soprattutto quando si parla del fumetto in Italia è un po' più complicata la cosa, perché tu nasci da niente e non sei una persona popolare che sicuramente avrà successo, no. Tu devi aspettare per avere un guadagno effettivo. Quindi ho scelto maggiormente l'alberghiero per avere un piano B. E mi sembra una cosa molto sensata, Infatti. perché è un lavoro difficile dove partono in migliaia di ragazzi e però poi ne arrivano pochissimi a diventare fumettisti, insomma. E invece poi finito questo percorso di studi, hai deciso di fare una scuola del fumetto? Sì, la scuola di comics di Napoli, la scuola nazionale del fumetto. Ok. Sono al primo anno sia nel corso di manga e sia nel corso normale di disegno. L'anno prossimo farò il secondo corso di manga e spero di fare animazione. Ok, e come ti trovi? È una cosa fantastica perché non sono mai stata con chi mi capiva così tanto, eravamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché Lo so, facendo quella è la cosa più importante.
che facendo una scuola che come l'alberghiero, tu che ti senti un artista dentro, difficilmente incontri persone che hanno come te la tua stessa passione. Certo. Quindi appena mi sono trovata lì, mi sono innamorata subito. Certo, beh, è normale perché sei tra persone che amano le stesse cose che ami tu e vogliono fare la stessa cosa che fai tu, quindi è un sentirsi tra persone che ti capiscono. E tu hai realizzato il tuo primo fumetto, che è quello Sì, che vediamo. grazie anche a Gatti di Cene Edizione, che è stata una cosa meravigliosa, mi hanno dato questa opportunità. Ok, esatto, che è lo stesso editore anche dei fratelli Macaluso che hanno fatto il loro fumetto, insomma. E parlaci di che storia è, come nasce. Il titolo De Aegerdetis è una Ok. tutta un simbolismo per il futuro del fumetto, praticamente. Molti lo centrano sul primo volume, ma è sbagliato. The Aegerdetis nasce nel 2016, quando io e un gruppetto di amici abbiamo detto vogliamo fare questo. Ma poi siamo rimasti in tre, i disegni erano i miei, la storia comunque era la mia e loro mi correggevano maggiormente i dialoghi, perché io a scrivere sono proprio negata. Ok, e quindi e poi alla fine praticamente tu l'hai disegnato questo fumetto e invece l'ha scritto No, tu l'ho e ti sei scritto fatta io. Mi hanno aiutare corretto gli errori di ortografia, nel. perché io sbaglio gli errori di ortografia. Ok, e quindi raccontaci un attimo la storia di questo fumetto. Aegerdetis parla di queste due piccole bambine che crescono in un mondo, praticamente due adulti le hanno abbandonate, abbandonate fra virgolette, perché poi più avanti si capirà, però sono state abbandonate e si ritrovano da sole e si vogliono vendicare degli adulti dando in mondo in mano ai bambini, come? Usando, grazie, dei talismani magici che si possono ottenere solo percorrendo un lungo viaggio e trovando i Kobi, che sarebbero divinità supreme della Terra, esprimere questo desiderio di trasformare il mondo nel mondo dei bambini. Ma avranno mille peripezie nel loro viaggio e nel primo volume si vedrà perfettamente come andrà a finire, cioè non finisce praticamente. Ok, ma tu hai già pensato quanto dovrà durare questa storia o praticamente sta nascendo mano a mano che vai avanti? La storia io so benissimo che si divide in tre archi narrativi. Quindi adolescente, prima la bambina, poi adolescente e poi la fase adulta. Ah, ok, quindi c'è proprio tutto, si segue praticamente anche tutta la crescita e l'evoluzione di queste bambine. E certo, sì. Ok, beh, questa è una cosa molto bella, che non è solo un'avventura da bambine, ma nel corso della storia praticamente le vediamo crescere, le vedremo crescere. Sì, adesso sto lavorando al volume 2. Ok, che quindi saranno tre volumi, che saranno infanzia, adolescenza e età adulta, o saranno più volumi che comprendono? Saranno molto più volumi. Ok, quindi nel prossimo saranno ancora bambine probabilmente. Sì. Ok, quindi ci vorranno più volumi. E tu già l'hai pensata tutta fino in fondo? Sì, Ok, tutta quanta l'ho pensata. quindi tu sai già come andrà a finire. A parte il fatto che poi magari durante il percorso magari puoi anche cambiare qualcosa perché magari ti viene un'idea Certo, nuova. Però tu sai sicuramente. già come va a finire. Sì, su questo sì, mi ritengo fortunata perché alcune persone che scrivono neanche sanno da dove devono incominciare con l'inizio, quindi. Esatto, o magari non hanno idea della fine. L'ultima domanda, che cosa ne pensano, chi sta intorno a te di questa tua avventura e di questo tuo primo fumetto? Loro pensano, loro, la mia famiglia. Penso che è una cosa incredibile che io sono riuscita a esprimere me stessa nei pezzi di carta. Riuscire a realizzare un sogno, soprattutto alla mia età, 20 anni, è una cosa da non sminuire, perché è una cosa che per me è stata grande, perché ho fatto pure la presentazione.
E vedere Certo. tutta quella marea di persone lì per me che credevano in me e tuttora oggi credono in me, è una sensazione bellissima che mi fa andare E che ti dà anche un po' di responsabilità, perché adesso tutti si aspettano, avanti. Il appunto, secondo. esatto, che tu continui e che continui alla grande, insomma. E, quindi questo fumetto lo trovano sul sito di gattidicenereedizioni.it, Sì. E giusto? anche su Ok. Amazon, se vogliono, lo possono trovare un po' dovunque. Ok. Perfetto, così poi almeno chi lo vuole andare a recuperare lo va a recuperare. E, allora, intanto ti faccio i complimenti perché appunto a 20 anni non è da tutti riuscire a pubblicare un volume, stai preparando il secondo e quindi questa avventura continua. E quindi complimenti anche per la determinazione e per la volontà nel voler arrivare a realizzare questo sogno, insomma. Grazie. Quindi ti faccio i complimenti, in bocca al lupo e ne riparleremo sul canale e ci vedremo presto. Va bene, grazie mille.